Era il 1964 quando a Milano nasceva il Salone Macchine e Attrezzature per l'Ufficio con l'acronimo, secondo la moda di quegli anni, di SMAU. Da allora ha rappresentato l'appuntamento di riferimento per quanto riguarda l'innovazione per le imprese e la pubblica amministrazione. In 52 anni SMAU ha fatto tanta strada, una lunga corsa che ha continuamente portato tutta l'innovazione qui e adesso, partendo da quando ancora le macchine per ufficio, antenate dei computer, erano meccaniche e poi elettriche e poi elettroniche. E poi finalmente informatiche, fino ad arrivare all'era del digitale. Da 3 anni SMAU, oltre che a Milano, realizza anche in Campania l'evento dedicato all'innovazione per le imprese e le amministrazioni locali. A Napoli, nel padiglione 6 della mostra d'oltremare, SMAU Napoli ha messo in scena in 2 giorni eccellenze innovative, start-up, distretti, aggregati, cluster, acceleratori e fornitori di tecnologie digitali nazionali. E una serie di premi volti a portare sotto i riflettori i casi di successo di imprese e pubbliche amministrazioni del territorio che hanno già avviato progetti di innovazione. Sono quasi 3 anni che facciamo questo lavoro in giro per l'Italia, perché come sapete SMAU ha delle tappe regionali e, come abbiamo detto ieri durante gli Stati Generali, stiamo cercando un po' di ridisegnare quella che è la geografia dell'innovazione, e grazie anche agli enti pubblici che qui sono rappresentati, ai premi che daremo dopo, alle che esistono e che racconteremo, questo è stato possibile, insomma. La geografia dell'innovazione cambia non solo perché passiamo da un concetto: una volta gli ambiti di innovazione erano tipicamente territoriali locali, quindi c'erano regioni che si occupavano di produrre l'innovazione necessaria ai sistemi produttivi locali. Oggi invece si arriva a una stagione in cui, anche grazie alla comunità europea, innovazione che nasce ad esempio nelle regioni del sud deve essere messa a fattor comune a disposizione delle regioni del nord, le quali magari hanno una forte domanda di innovazione ma non hanno gli strumenti che invece hanno alcune regioni del sud per produrre innovazione. Questo a livello di macrosistema, ma anche nel piccolo in realtà sappiamo che esistono questi nuovi attori emergenti, fatti di startup, forse è l'attore un po' più noto, ma dietro la startup ci sono acceleratori, incubatori, certo, agenzie regionali, distretti e aggregati, centri di ricerca, di cui abbiamo parlato oggi. Ecco, questi attori rappresentano un formidabile bacino, un semilavorato di innovazione a disposizione anche delle nostre pubbliche amministrazioni e degli attori legati alla pubblica amministrazione. SMAU Napoli per 2 giorni è stato il luogo in cui ricerca e innovazione hanno incontrato il mercato attraverso momenti di confronto e relazione su esperienze e buone pratiche e per rinnovare il business. La 2 giorni di Napoli non ha coinvolto solo aziende, ma anche amministrazioni locali che, come motore di sviluppo del territorio e delle imprese, sono state protagoniste dell'evento Premio Smart Communities. Come molti di voi sapranno, perché qui in sala appunto ci sono i 14 finalisti, noi iniziamo con un'autocandidatura, quindi riceviamo i progetti, li valutiamo e quelli che rispecchiano un po', attraverso appunto questi criteri di valutazione che adesso vi racconto, selezioniamo quelli che a nostro parere sono progetti validi. Devo dire che in questa edizione noi abbiamo selezionato tantissimi progetti, perché a partecipare erano 5 regioni e sono le regioni Puglia, Calabria, Sicilia, Campania e Basilicata. Quindi tanti di voi appunto sono qui, quindi lo sanno. Di questi ne abbiamo selezionati 14, è stato complicato perché purtroppo per una questione proprio di tempistiche e di in qualche modo facilità non potevamo premiarle tutte, però insomma 14 sono molto validi e lo sentirete. Di questi 14 ne abbiamo individuati 4, che noi li chiamiamo vincitori, ma per noi davvero, Pier Antonio lo diciamo sempre, sono tutti vincitori perché sono tutti ugualmente validi. Ne abbiamo scelti 4, ma davvero sono tutti pari merito per quanto mi riguarda. I criteri invece che abbiamo utilizzato per questa selezione sono quelli che vedete qua: l'innovatività ovviamente nel contesto nazionale, i benefici e le ricadute sociali, come vedrete alcuni hanno dei
delle forti caratteristiche, delle forti ricadute proprio in ambito sociale. Il livello di maturità del progetto, perché se sono dei progetti già realizzati, diciamo che hanno un punticino in più. Ovviamente sono interessanti anche quelli in fase di realizzazione, però se sono già realizzati è bello da raccontare, è bello raccontare l'esperienza e come si è arrivati alla realizzazione, e ovviamente la multifunzionalità. 14 finalisti dunque per la sezione Communities del prestigioso premio SMAU Napoli 2015, ma solo 4 i vincitori, tra cui Cosenza, premiata come la città più innovativa d'Italia per il progetto Box Art. Bene, ora proclamiamo i 4 cosiddetti vincitori, anche se davvero per noi sono tutti uguali, e chiamiamo il primo Comune di Cosenza. Ritira il premio l'architetto Mario Occhiuto, sindaco. Sindaco, benvenuto. Allora, il progetto si chiama Box Art, Box of Contemporary Space. L'amministrazione comunale di Cosenza ha dato vita ad una rete museale all'aperto. Cosenza Smart City infatti ha creato il primo caso di housing artistico. Questo è un progetto molto bello che poi vorrei che ci raccontassero. Costituito da questi box, che sono 27 casette costruite con un criterio sostenibile, quindi con materiali naturali, dotato di tutti i comfort e anche di pannelli fotovoltaici, e sono abitati da artisti italiani e stranieri sul lungo fiume di Cosenza. Gli artisti si alternano nelle residenze ogni 15 giorni e in questo arco di tempo hanno l'occasione di esporre i propri lavori al pubblico, ma anche di realizzare opere d'arte contemporanea uniche da lasciare poi in eredità alla città. Questo è un aspetto molto bello e interessante, e la presenza costante degli artisti permette anche di instaurare ovviamente dei preziosi rapporti umani con ovviamente la popolazione, i turisti e gli artisti stessi. E il lungo fiume, che come mi avete detto dalle interviste era un pochino degradato prima di questa iniziativa, in realtà si è tinto di una nuova vitalità, è diventato un po' il centro culturale della città e ovviamente ha un significato di inclusione sociale davvero, secondo me, unico in Italia nel suo genere. Sono il direttore artistico e ringrazio il sindaco Mario Occhiuto che mi ha voluto qui sul palco per ricevere questa premiazione di questo progetto unico nel suo genere, e io estenderei anche appunto in tutto il mondo, perché mai un'amministrazione cittadina ha realizzato un progetto di così largo respiro, e invitando artisti da tutto il mondo ad operare nella città di Cosenza, quindi portando cultura e facendo in modo che i giovani stessi che abitano nelle zone cosiddette depresse del sud invece possano sentire l'arte contemporanea così nel vivo nel proprio giorni, ecco. Quindi abbiamo creato, siamo già arrivati al quarto mese, abbiamo portato 180 artisti. Io sono direttore artistico di questi box art, ma siamo una comunità, siamo un gruppo di lavoro, e qui almeno vogliamo ringraziare, voglio dire, tutti coloro che hanno collaborato, da Annalisa Ferraro, Patrizia Picheria, a Piero Gagliardi, a Fabrizio Marano, Marika Mas, che sono tutti, che collaborano tutti a questo progetto che ha una finalità, credo, unica appunto in tutta Italia e non solo. No, infatti quello che vorrei che si capisse, sono delle case vere e proprie che ospitano appunto ogni 15 giorni degli artisti diversi, sia italiani che internazionali. In questo modo la città ovviamente si arricchisce per il rapporto che si instaura con questi artisti, ma si arricchisce anche dal punto di vista artistico, perché poi le opere rimangono in città e quindi diventa, insomma, un museo a cielo aperto. Davvero complimenti, perché è un progetto molto molto diciamo bello. Che era unico fino ad oggi, adesso speriamo che con la che promozione qualcuno che faremo lo copi, certo, noi siamo per il copiare, il prendere come riferimento, assolutamente sì. Ci dice contaminazione. No, vabbè, ma va bene anche copiare. Grazie, complimenti. Questo è un premio importante perché viene conferito per un'attività su cui noi abbiamo molto puntato, che è quella anche di favorire l'innovazione della città in termini complessivi. Abbiamo più progetti smart, però questo è un progetto che alimenta la creatività, e l'innovazione è frutto della creatività, quindi una città che si trasforma, una città che innova, è una città che in qualche modo migliora anche nella sua interezza, crea anche possibilità di sviluppo, di progresso e di occupazione per i giovani. Quindi dove c'è l'innovazione c'è la creatività, questo progetto favorisce la creatività, ci sono già moltissimi artisti che sono arrivati a Cosenza
stanno interagendo anche con i cittadini, si stanno creando le premesse perché la nostra città possa sempre di più entrare in un circuito di innovazione internazionale con la possibilità appunto di favorire anche il turismo locale. Le buone pratiche messe in atto per la sostenibilità ambientale dal Comune di Cosenza hanno suscitato anche l'attenzione di prestigiose testate nazionali. Infatti, nell'inserto del Corriere della Sera Italia Digitale dell'11 dicembre è stata pubblicata un'intera pagina dedicata al progetto RES 9 sulle energie rinnovabili, dove spicca la proficua collaborazione tra i comuni di Cosenza e Bari. Siamo insieme a Bari, la città che ha sviluppato un progetto Smart City nel settore energia. Abbiamo creato anche un urban center dove i cittadini possono recarsi, informarsi su tutte quelle che sono le tecnologie che consentono il risparmio energetico e l'utilizzo di risorse rinnovabili. Stiamo puntando moltissimo a rendere la città più accessibile con tutte quelle che sono le tecnologie smart a disposizione. Nello stesso ambito dei box stiamo realizzando dei progetti di mobilità sostenibile che riguardano tutto il centro storico. Avremo a breve anche il car sharing e il bike sharing all'interno della città che ci consentirà appunto di sviluppare questo tema in un ambito anche di sostenibilità legata alla mobilità.